Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto permettetemi di rivolgere i miei ringraziamenti a tutti quanti coloro i quali mi hanno fatto arrivare messaggi di vicinanza, di auguri di pronta guarigione. Oggi per un disguido tecnico purtroppo non abbiamo l'interprete LIS, però sulla pagina della Facebook dell'Ente Nazionale Sordi sarà possibile seguire la traduzione di questa comunicazione stampa. Voglio ringraziare l'Ente Nazionale Sordi per il prezioso contributo che giornalmente danno alle nostre attività e ci permettono di comunicare anche con una parte importante della nostra comunità. Partiamo dal bilancio di oggi. Il totale delle persone attualmente positive è di 70.065 persone, con un incremento di 3.651 pazienti rispetto a ieri. Di questi, 3.856 sono in terapia intensiva, 26.676 sono ricoverati con sintomi, tutti gli altri sono gli altri 39.533, pari al 56% del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo oggi registriamo 889 nuovi deceduti e il totale dei guariti è di 12.384, rispetto a ieri vi è un incremento di 1.434 persone guarite in più. Per quanto riguarda le attività coordinate dalla Protezione Civile Nazionale, in particolar modo la Centrale Remota di Soccorso Sanitario, la CROSS, ad oggi ha trasferito 82 pazienti dalla Regione Lombardia, 7 in più rispetto a ieri. Il totale dei pazienti trasferiti sono 42 pazienti Covid e 40 non Covid. E stamattina voglio sottolineare c'è stato un trasferimento di massa, ben 6 pazienti con un volo dell'aviazione tedesca che ha portato 6 pazienti che erano in rianimazione dagli ospedali di Bergamo al reparto di rianimazione dell'ospedale di Colonia. Voglio ringraziare la Repubblica tedesca per averci messo a disposizione un numero cospicuo di posti nella rianimazione. In totale abbiamo 12 persone che sono in rianimazione in Germania e questo è segno di una grande solidarietà che il popolo tedesco, il governo tedesco sta mettendo a disposizione del nostro Paese. Per quanto riguarda le forze in campo, vi fornisco i dati di oggi, in particolare i dati del nostro volontariato di protezione civile. Siamo arrivati a 11.636 volontari che sono impegnati nelle attività di assistenza alla popolazione, un numero notevole, è un numero che cresce di giorno in giorno, questo per evidenziare quella che è la grande solidarietà dei nostri concittadini, dei cittadini organizzati che fanno parte delle associazioni di volontariato. Abbiamo anche il totale delle tende di pre-triage, sono 772 all'esterno degli ospedali e 151 sono le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Un altro dato che vi voglio dare è il dato delle donazioni raccolte, l'aggiornamento odierno delle donazioni raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile. Oggi abbiamo raccolto sul conto corrente intestato al Dipartimento 61 milioni di euro, oltre 61 milioni di euro, e ne abbiamo già spesi 7.325.000 euro per l'acquisto di mascherine chirurgiche una parte di questi 7 milioni di euro sono stati destinati all'acquisto di 465 ventilatori polmonari da parte del commissario Arcuri. Ultimo dato che vi voglio comunicare è il dato della call che chiuderà questa sera
alle 20 per infermieri. Anche questa ha avuto una risposta notevole. Abbiamo ricevuto fino a poco fa oltre 7.714 domande e quindi questa sera contiamo di avere un numero più o meno simile a quelle che erano le disponibilità dei medici nella call precedente. Questo personale andrà a rinforzare il personale sanitario delle regioni che sono più in sofferenza e che ne hanno fatto richiesta. Da domani invieremo questo personale, faremo la selezione, la destinazione e è previsto un invio di personale sanitario, di medici e di infermieri il 1° di aprile per le regioni che ne hanno fatto richiesta. Io mi fermerei qui, diamo spazio alle vostre domande. Buonasera, Sabene del TG2, tanto bentornato. Grazie. Volevo chiederle se possiamo parlare di focolai per quanto riguarda la Calabria, con 5 comuni sotto la lente di ingrandimento, a quanto sembra, dalla regione. Parlo di Melito, Montebello, insomma ce ne sono diversi. E anche in Veneto, invece, quindi due parti opposte, di fatto sembra che a Cortina siano raddoppiati in qualche modo i contagi, una cinquantina, ha messo un po' in allarme il sindaco. E Verona, che tipo di caso è adesso? Allora, io su questi dati epidemiologici, come vedete, accanto a me non ci sono gli esperti. L'Istituto Superiore della Sanità due volte la settimana fa un punto sull'aspetto epidemiologico, quindi preferirei che fosse l'Istituto Superiore di Sanità a darvi questa risposta. Non avendo gli esperti, io non voglio pronunciarmi, preferisco non pronunciarmi. Buonasera, intanto bentornato. Grazie. Sono Cecconi del TG3. Molti in queste ore, vedendo continuare questa messe di deceduti, chiedono: ma allora perché siamo chiusi in casa? A che cosa serve stare chiusi in casa? Voi avete, diciamo, dentro le vostre tabelle o vi siete fatti un'idea di quanti sarebbero i morti e i contagiati, quanti sarebbero stati se il 10 marzo non fossero state prese queste misure così drastiche? Cioè, c'è modo di dire alle persone: facendo così abbiamo salvato un tot numero di vite? Allora, sicuramente, qualora non fossero state adottate le misure così drastiche, noi avremmo ben altri numeri e registreremmo le difficoltà delle nostre strutture sanitarie, che sono in situazione critica in alcune regioni, in una situazione ben più drammatica. Su questa domanda nello specifico, anche qui vorrei rimandare gli esperti, perché riguarda scenari epidemiologici che è bene che commentino gli esperti. Per quello che è dato conoscere a me, noi ci saremmo trovati in una situazione insostenibile. Voglio anche ricordare che nel resto del mondo, in quasi tutti i paesi, le misure che noi abbiamo adottato sono prese ad esempio e vengono imitate e vengono replicate nell'azione di contrasto al virus. Alve, buonasera. Veronica Di Benedetto Montaccini di Deposto Internazionale, tp.it. Bentornato. Grazie. E l'ho fatta anche i giorni scorsi questa domanda, la ripropongo a lei perché sono proprio i lettori, i cittadini che ci stanno chiedendo delle risposte univoche e chiare. Cioè, lei parlava di come è stato importante una chiusura totale, per esempio negli 11 comuni del Lodigiano, Codogno, questi comuni qua. Perché invece non sono stati chiusi i comuni come Alzano Lombardo, Nembro e altri comuni del genere, per cui l'Istituto Superiore di Sanità invece aveva raccomandato una chiusura totale? E aggiungo, oggi ci sono altri comuni dove è prevista una chiusura del genere, come a Fondi nel Lazio? Perché non è stata ascoltata quella nota dell'Istituto Superiore di Sanità che chiedeva una chiusura già il 2 marzo scorso? Grazie mille. Allora, le misure che sono state adottate dal governo
in ossequio a quelli che sono i principi di proporzionalità e adeguatezza. Nel corso del tempo sono state adottate sempre misure più stringenti e quindi anche nell'area della Bergamasca, così come nel resto d'Italia, le misure sono andate sempre più inasprendosi. Sotto questo profilo io credo che sia stata una scelta doverosa, anche misurando quelli che sono poi gli sforzi dell'organizzazione da mettere in campo per quanto riguarda la macchina dei controlli e delle altre cose. Credo che le misure che sono state adottate siano state le misure più appropriate in quel momento storico nel quale si poneva la decisione. La Lombardia però è diventata poi diciamo zona arancione, cioè è ben diverso da una zona rossa dove è militarizzata, non ci sono le attività aperte, i cittadini non entrano e non escono. Voglio chiederle insomma se per esempio c'è stato in quel caso la pressione proprio di aziende, di attività economiche per lasciare aperta quella zona. A me, non si spiega questo. A me questo non risulta, risulta che la decisione sia stata presa sulla base di quelle che erano le esigenze organizzative di controllo, di omogeneizzazione delle misure a livello nazionale e tra le regioni interessate. Buonasera, sono Navarra di Asca News. Anch'io mi unisco al bentornato dei colleghi, chiaramente, dottor Borrelli, e le faccio una domanda che è un po' si scosta da quello che hanno fatto i colleghi fino ad ora. E riguarda alcune dichiarazioni che sono state rese ieri da diversi esponenti politici, mi si permetta un po' di pressa a poco, anche dall'ex responsabile del centrosinistra, Renzi, diceva bisogna far ripartire l'Italia, dopo il 3 aprile bisogna far ripartire l'Italia, ecco, individuando una data, individuando una scadenza. In questo senso, anche se lei è appena tornato, dopo un paio di giorni insomma, di assenza, qualche giorno di assenza, le volevo chiedere se appunto in qualche modo ha un senso questa richiesta che viene da diverse parti del mondo politico o se invece sia ancora giorno dopo giorno. Grazie. No, io quello che credo è che ci debba essere un'attenta riflessione perché il paese è fermo e quindi l'esigenza comunque di assicurare un minimo di operatività, un minimo di vita per la stessa sopravvivenza di tutti quanti. Però credo che sarà presto, saranno prese delle ulteriori decisioni e siamo in prossimità di questa fatidica data del DPCM che dovrà uscire. Il governo adotterà le sue misure sulla base anche delle valutazioni che farà il Comitato Tecnico Scientifico, quindi la decisione è frutto di una valutazione tecnica, di una valutazione politica, sempre tenendo conto di quella che è l'esigenza di garantire misure proporzionate e adeguate all'esigenza e alla problematica. Quindi io credo che si faranno tutte le riflessioni da qui a qualche giorno e saranno prese le decisioni più opportune. Buonasera, bentornato ovviamente. Grazie. Anche da parte mia. Angelo Zaccone Teodosi per Key for Bits, articolo 21 e riformista. In realtà sono due domande molto, molto brevi, ma una si collega a quella del collega, nel senso che non soltanto i politici, ma anche oggi avrà letto c'è un appello di centinaia di accademici di varie discipline, i quali sostengono che è indispensabile, al di là di tenere sotto controllo l'epidemia dal punto di vista medico, attivare una procedura di riapertura a macchia di leopardo graduale, ma comunque una riapertura, attivando procedure di tamponi o test di massa e attraverso questi test sierologici di cui. E questo volevo anche capire se lei o comunque il gruppo che lei in qualche modo rappresenta di intelligenze e di decision maker pensa che l'utilizzazione dei tamponi o dei test di massa possa essere utile. Però questa è la premessa alla domanda. Io vorrei avere conferma in maniera definitiva che le statistiche prodotte dalla Protezione Civile non prendono in considerazione i cittadini che sono verosimilmente contagiati e che restano a casa.
e i cittadini che sono morti con il Covid-19 nelle loro abitazioni. Quando sarà possibile acquisire queste informazioni che si ha ragione di ritenere essere non meno importanti di quelle rilasciate dagli ospedali per comprendere l'evoluzione dell'epidemia? Cito un collega, Marco Dotti, sul sito web del mensile Vita del Terzo Settore, che 2 giorni fa dichiarava, ovviamente preoccupato, vengono snocciolati i numeri, vengono lanciati appelli con un patriottismo fuori luogo, ma sono storie e numeri sbagliati. Fa un esempio concreto. In un paesino in provincia di Brescia, Coccaglio, dove si registrava una media di 75 morti l'anno, i decessi dal 1 marzo ad oggi sono 36, 24 dei quali in ospiti di RSA. Ma i casi ufficiali che risultano nelle statistiche per coronavirus sono soltanto 5. Qual è la vera verità? Grazie. Allora, il tema dei numeri che noi diamo sono i numeri che noi registriamo e che i colleghi della Regione ci comunicano. Abbiamo anche sempre detto che riguardo al numero dei deceduti le analisi le fanno l'Istituto Superiore della Sanità, quindi su questo potrete avere maggiori delucidazioni nel punto dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi anche con riferimento alle persone che sono a casa e sono positive, il dato è quello censito e disponibile alla Regione e alle Direzioni Generali di Prevenzione Sanitaria. Quindi noi ci rimettiamo a quelli. Sul resto io non so dire perché e non voglio riaprire una polemica o altre cose. Può esserci una persona sintomatica e passare indenne al virus senza accorgersene. Però queste sono delle eccezioni sulle quali ovviamente anche la comunità scientifica si interroga, fa le sue valutazioni, quindi i dati potrete sicuramente chiedergli all'Istituto Superiore della Sanità. Con un'ultima chiosa, che in questo caso la certezza non ce l'ha neanche l'Istituto Superiore della Sanità, a mio giudizio. Buonasera, bentornato, di Simone Rai 2 Petrolio. L'OMS ha detto che l'isolamento va bene, ma adesso bisogna attaccare il virus. Ha detto che bisogna fare più test per isolare le persone contagiose e per isolare i focolai più virulenti. La domanda è: c'è modo di sapere quanti test vengono fatti ogni giorno in Italia? E alla luce di queste considerazioni dell'OMS, avete intenzione di mettere in atto politiche più aggressive, cioè fare più test, tamponi di massa e soprattutto contact tracing? Grazie. Allora, per quanto riguarda i test, noi siamo arrivati oggi a 429.526 tamponi. Voi avete le tabelle giorno per giorno, credo che anche il numero dei tamponi ci siano e quindi basta vedere qual è l'incremento rispetto a ieri. È l'8% dei tamponi in più. Questo è il dato che io ho qui, i numeri vi ho detto, basta prendere la tabella di ieri e vederlo. Per quanto riguarda la decisione e la strategia di analisi, torno a ripetere, io mi fermo a quelle che sono le indicazioni che aveva dato e che ancora oggi sono valide per noi dell'Istituto Superiore di Sanità. Poi su questo tema la prevenzione sanitaria è una materia di competenza del Ministero della Salute, quindi potrà il Ministero della Salute dare informazioni e cambiare, se del caso, anche sulla base della valutazione tecnico-scientifica del Comitato che opera in seno all'emergenza, cambiare strategia. Secondo lei non sarebbero utili politiche più aggressive? Secondo me le politiche che stiamo adottando sono politiche che sono coerenti con le esigenze e in linea con l'esigenza di garantire la gestione dell'azione di contrasto al virus. Però, torno a ripetere, non è una mia competenza e sulla quale ovviamente non posso rispondere. Buonasera.
Buonasera, bentornato, è Giorgia Sodora di N Kronos. E in queste ore registriamo, diciamo, le prime tensioni di persone che sono in difficoltà economica e abbiamo visto, insomma, problematiche per l'acquisto, insomma, di generi alimentari. Qualche piccolo comune ha già avviato iniziative come consegna di pacchi alimentari. Mi chiedevo se la situazione dovesse degenerare o aggravarsi, se la Protezione Civile, che è già impegnata su molti fronti, anche da questo punto di vista potrebbe intervenire e dare un supporto per la consegna di pacchi, o insomma mappare, coordinare, insomma, un po' questi interventi. Grazie. Sicuramente la Protezione Civile è a disposizione con tutte le proprie strutture e credo che questo tema è un tema all'attenzione del Governo. Presto avrete anche delle notizie su come risolvere questa questione, quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte come in ogni occasione e la nostra forza è il volontariato. Le strutture di Protezione Civile a livello territoriale sono già mobilitate, già vengono impiegati i nostri volontari per andare a fare la spesa per chi non riesce ad andarci, quindi saremo pronti anche a distribuire pacchi alimentari o quello che serve nelle ipotesi di necessità. Luca Laviola dell'Agenzia ANSA. Commissario, ci sono ancora molte lamentele da parte delle regioni sulla consegna dei materiali sanitari. Non è solo difficile reperirli sul mercato internazionale, in particolare i ventilatori, ma a quanto pare ci vuole ancora molto tempo perché arrivino. Volevo chiederle qual è la situazione, quando pensa che potremo essere a regime, qual è il problema e se stiamo scontando in particolare per i ventilatori anche un ritardo nella fase iniziale dell'emergenza rispetto alle indicazioni che arrivavano sull'epidemia dalla Cina, se ci siamo mossi tardi. Allora, per quanto riguarda i materiali, ieri c'è stato qui il commissario Arcuri, lui farà anche lui dei punti informativi, quindi su queste domande preferisco che risponda lui senza esimermi dal dare una risposta alla domanda di questa sera. C'è stato un tema di difficoltà nel reperire questi oggetti, questi prodotti, perché nel mondo si è aperta la corsa all'accaparramento di questi prodotti. Quindi noi abbiamo fatto... Noi siamo partiti quando c'è stato l'esigenza e quando è stata prefigurata un'attività di potenziamento delle strutture. Quindi la Protezione Civile Nazionale si è mossa tempestivamente. Se vuole sapere, questa è la mia opinione e la mia anche convinzione e certezza. Il tema è stato quello di dover mettere in conto una produzione nazionale inesistente. Ieri sera ha ricordato il commissario che l'unica impresa che produce ventilatori in Italia è stata ingaggiata dalla Protezione Civile, ha garantito una fornitura di 125 ventilatori a settimana, è stata potenziata dallo Stato e adesso ne fornirà più di 350 a settimana. Quindi siamo intervenuti ed è intervenuto anche il commissario Arcuri, che voglio ringraziare per quello che ha fatto, per potenziare la capacità di risposta in questo settore. Allora ci fermiamo qui, buonasera a tutti e a domani.